Bawili bakapendana, bawili bakapendana, figara tina limeti na lupeta gukidole mama tambola na muti. Nilikuwa nakupenda, nilikuwa nakupenda, ninakatala majivuno mama tambola na muti. Dawere. Ruolo 2008, annata che si presenta sicuramente molto interessante. In alcuni casi ancora, come è normale che sia, ancora indietro, però i vini hanno la profondità, hanno il carattere che ci si aspetta da un'annata importante. Non è un'annata di quelle facilissime da decifrare, però in molti vini che sono diffusi un po' in tutte le zone, devo dire, ho finito ora l'assaggio, c'erano dei vini di Monforte molto interessanti. E rispetto ad altre annate devo dire anche più compatta la prova dei vini di La Morra. I think the 2008 vintage of Barolo is a very interesting vintage. It's a lot fresher than 07 and I think it has more intensity than 06 and 05 and also 04. I like it very much. There are very a lot of hidden elements in the wine, there is a lot of tension, great length, very interesting, also for the future. Not very open at the moment, but I'm sure it will be a very nice vintage in 5 to 10 years. The 2006 Reservas, I tasted some really nice ones, especially the ones made in a more traditional way. I like the elegance, I like the freshness, the acidity is okay. Great length, so really nice vintage for Reserva, the 06. 2008 di Barolo è un'annata molto difficile perché si presenta con dei tannini proprio fortissimi e non c'è tantissima polpa dietro, non c'è molto frutta e la struttura c'è ma solo nel tannino. Allora uno si chiede come andrà a invecchiare questo vino, perché dei componenti ce l'ha ma vorrei di più, vorrei ancora di più. Poi io durante la degustazione non facevo altro che pensare ai mercati emergenti, specialmente la Cina, che il mio mercato, quello americano, 30 anni fa rappresentava un mercato emergente. Un vino così sarebbe stato molto difficile capire perché rappresenta questa durezza del tannino e questa austerità del vino che forse a noi in quel tempo non saremmo abituati. Se penso alla Cina oggi, che dovrebbe accogliere questi vini come i nuovi ambasciatori del Barolo, mi chiedo come faranno loro a abbinare e capire i vini, perché ci vogliono dei tempi di invecchiamento lunghissimi e proprio di capire l'austerità del vino. Riserva 2006 già era una campionatura di vini con diverse qualità, alcuni già molto settosi di tannino e già più pronti, alcuni che avevano ancora voglia di invecchiare. Allora credo che sia stranamente che l'annata 2006 in sé si è presentata con delle bellissime qualità, con le riserve ci sono quelli che avranno più lunga durata e quelli un pochino di meno. The 2008, I'm fascinated of that vintage. It has been a pleasure tasting the wines. I'm surprised that I find so much fruit in a vintage that we thought it would be a little bit drier, but it's a vintage that has been quite accepted by all of us, and especially Serra Lunga. So we're talking about, the question is, the Riserva 2006 of Barolos. Great vintage. Everybody expected big things from this a little bit colder year. Now when I taste it, of course there's a lot of tannins. They are young wines. Some of them I find lacking a little bit of fruit, which amazes me a little bit. But maybe they are in a phase where they don't show the real strength of the fruit. But in general I would say I'm satisfied. I think they will be very, very nice wine in the future.